Borsa Italiana sceglie Genova per la quarta edizione di Rivelazioni, Finance for Fine Arts, un progetto di mecenatismo culturale per il restauro di cinque opere del Palazzo Reale di Genova e della Galleria Nazionale di Palazzo Spinola del Polo Museale della Liguria. Le risorse per il restauro delle opere vengono raccolte tra aziende e operatori della comunità finanziaria nazionale e internazionale. Una nuova forma di mecenatismo, favorita anche dall'Art Bonus, con cui i finanziatori che aderiscono al progetto adottano un'opera tra quelle selezionate dal museo e promosse da Borsa Italiana, contribuendo così alla loro restituzione alla piena fruibilità da parte del pubblico. Siamo molto contenti, siamo contenti in particolare di essere qua in questo periodo storico che è così particolare e difficile anche per la città di Genova. E così l'ambizione è un po' quella proprio di costruire un ponte virtuale, in questo caso, che però riusciamo a fare in tempi molto più rapidi e con, credo, grande successo, perché la manifestazione ha raccolto l'interesse di un sacco di aziende, oltre che ovviamente l'interesse di tutta Borsa Italiana e dei suoi stakeholder. Noi abbiamo cominciato per prossimità, quasi in modo naturale, con Brera, con l'Accademia di Brera, poi siamo passati a fare un accordo con le Gallerie di Venezia, poi siamo andati a Capodimonte a Napoli e oggi siamo qua a Genova, quindi questo è il quarta edizione del progetto Rivelazioni. È un bel segnale che un'iniziativa importante come quella di Borsa Italiana sia arrivata a Genova. Sì, e sono felice come rappresentante dei musei dello Stato di esserne parte, perché se non incentiviamo la collaborazione tra pubblico e privato, poi tutta una serie di meccanismi si inceppano. Primo tra tutti è che il patrimonio è di tutti e quindi ognuno si deve impegnare alla propria tutela. Poi ci siamo noi musei che facciamo la valorizzazione. Poi nel caso particolare la scelta che abbiamo fatto come Palazzo Reale è stata di proporre opere liguri, cioè di grandi artisti liguri, proprio perché fosse anche un segnale a questa nostra città che ha bisogno un po' di ritrovarsi per rinascere. Quindi Gaulli, Grechetto, Schiaffino, quindi tutti grandi nomi per un'iniziativa veramente importante. La fatica più grande che abbiamo dovuto fare, che ho dovuto fare in questi anni di musei autonomi, è stata proprio quella di affermare Genova come città d'arte e città della cultura. Lo eravamo già stati, abbiamo un po' smarrito la strada. La vera sfida è quella di far capire che, come dice Renzo Piano, la bellezza di Genova è una bellezza segreta. Quindi facciamo una doppia fatica, ma siamo sicuri che poi le persone che arrivano e che sceglieranno Genova rimarranno stupiti come avveniva 300 anni fa con i viaggiatori. Le società finanziatrici per Genova sono Edilizia Acrobatica, ETT, Giglio Group, Gruppo Iren e Tecno. Imprese nate, cresciute o comunque affezionate a questo territorio, alla nostra amata Genova, che decidono di adoperarsi per il recupero di opere d'arte per la città. Quindi cinque opere d'arte molto importanti dei nostri musei cittadini di Palazzo Reale e Palazzo Spinola, che vengono restaurate da altrettante imprese sotto l'ombrello e l'egida di Borsa Italiana, che ha organizzato l'iniziativa. È un modo di far capire come l'impresa voglia essere vicino alla città, al territorio, all'arte che il territorio esprime e come voglia adoperarsi perché questa città, la nostra amata Genova, possa di nuovo tornare a essere la Genova del secolo d'oro dei genovesi, e speriamo che questa operazione, questa iniziativa possa dare il via a un grande rinascimento cittadino. Quella che abbiamo scelto è il Ratto di Proserpina di Palazzo Reale. È una scultura in marmo e per noi che operiamo nel digitale, il fatto di avere un'opera tridimensionale, materica, è un elemento, diciamo così, di discontinuità con la nostra quotidianità. Ma in più, al di là del capolavoro assoluto che l'opera esprime, è anche simbolicamente ci sembrava quella più vicina, no, ai nostri desideri, ai nostri auspici anche per la città, cioè Proserpina, che viene trascinata negli inferi, ma che fortunatamente, grazie all'intercessione della madre, ritorna almeno per 6 mesi per donarci frutti, fiori, e quindi ci auguriamo che presto ritorni Proserpina tra di noi. In una città che vanta 42 siti patrimonio dell'UNESCO, credo che iniziative come queste di collaborazione tra pubblico e privato siano importantissime, se non addirittura essenziali, per la valorizzazione di tutto il nostro patrimonio artistico e culturale. Genova è una grande città, un palcoscenico a cielo aperto, e quindi iniziative come queste che permettono la valorizzazione, il restauro di grandi opere contenuti nei nostri
nostri palazzi o comunque nella nostra città, per poter restituire alla città e anche a un pubblico internazionale, siano davvero importanti.